Sono contentissima di essere entrata in contatto con questo ambiente perché non si sa abbastanza del rapporto tra le donne e la scienza, non si sa che c'è spazio, non si sa che si tratta di un ambiente creativo, di un ambiente pieno di possibilità per il futuro, soprattutto per le generazioni che verranno. Io non ho figli, quindi sono tutti i miei figli. Mi fa molto piacere essere una sorta di portavoce, essere come dire un lato umanistico che abbraccia questa che apparentemente è scienza, invece in realtà è la costruzione del futuro. Molto interessante. A me ha fatto piacere raccontare alle giovani ragazze che hanno intenzione di intraprendere un percorso scientifico che questa è una strada possibile. E quindi che se si ha la passione e l'inclinazione per il mondo delle tecnologie è una possibilità che può dare opportunità non soltanto di carriera, ma può dare l'opportunità di essere creativi, di essere sempre aggiornati, di divertirsi, perché il mondo delle tecnologie è un mondo in continuo aggiornamento e quindi è un mondo che consente di avere tante possibilità di applicazione e che può essere davvero al servizio della comunità. È chiaro il concetto della sicurezza informatica, della protezione dei nostri dati, delle informazioni, ma appunto l'ambito IT è davvero al servizio della comunità. Oggi ho parlato della mia esperienza, della scelta che ho fatto ben 8 anni fa di fare ingegneria informatica, che è stata penso una delle scelte migliori della mia vita perché mi ha permesso di trovare un campo nuovo, innovativo e pieno di cose da fare e di scoperte nuove ogni giorno. Io ho iniziato a lavorare con il professore e ho iniziato a fare ricerca in Visual Analytics, una materia che poi ho scoperto solo durante la laurea magistrale. E attraverso questa materia ho potuto partecipare a molte conferenze e spero che nei prossimi anni la ricerca che farò mi porterà in molti altri posti. La tecnologia oggi offre opportunità infinite di cambiare il modo in cui le aziende lavorano grazie al cloud, grazie agli smartphone, grazie ai sensori, l'intelligenza artificiale, e tutta questa tecnologia richiede grande creatività. Tutti sanno che la creatività è funzione anche della diversità di pensiero e le ragazze portano negli ambienti di lavoro tanta differenza di pensiero, portano femminilità, portano creatività. Si può crescere professionalmente in un settore per tanti anni considerato maschile. Abbiamo anche parlato del fatto che nella vita professionale ci sono momenti in cui si hanno i bambini piccoli, bisogna avere anche la pazienza di attraversare le fasi della vita che possono essere meno semplici da un punto di vista della conciliazione della vita professionale e della vita familiare, ma che tutto questo si può fare, lo abbiamo fatto noi, lo possono fare tutte loro. Noi abbiamo cercato un po' di sovvertire una serie di pregiudizi riguardo le tecnologie digitali, le skill ICT in particolare. Tutti pensano che sia uno studio settoriale molto arido, fine a se stesso, mentre invece è semplicemente uno strumento che ti consente di entrare in tutti gli ambiti, in tutti i settori, in tutti gli ambienti di vita che hanno bisogno di essere sostenuti e abilitati dalle tecnologie. Esiste un modo diverso per mettersi in gioco nel settore del lavoro. E le professioni maschili non esistono più, le professioni tecnologiche fine a se stesse sono rarissime e le ragazze sono le più brave a scuola, sono le più brave all'università, sono le più brave a trovare soluzioni a problemi. Perché non metterle a servizio del nostro mondo con competenze forti, importanti, che gli consentono di emergere, di avere un lavoro bello, un lavoro gratificante e un lavoro ben pagato? La
cosa che mi ha sorpreso di più è questo discorso che la tecnologia in realtà non è altro che uno strumento, ma che è importante imparare a risolvere i problemi e che quindi la creatività dell'individuo, qualunque esso sia, è la cosa fondamentale, anche per gli studi tecnologici, diciamo, tecnico-scientifici. Sicuramente c'è molta disparità in ambiti anche imprevedibili, perché è abbastanza normale presupporla nell'ambito scientifico, ma anche in settori, diciamo, artistici, dove in teoria la percentuale di donne è molto più ampia, comunque si percepisce a volte una forte disparità di genere. Gli ambienti scientifico-artistico si abbracciano perché in entrambi la presenza femminile è una percentuale bassissima, c'è una grossa disparità di genere, c'è una disparità nei salari, di presenza, di rappresentazione della realtà. Nella scienza, per esempio, nell'intelligenza artificiale, il mondo virtuale viene costruito da algoritmi modellati sulla mente maschile e di contro nel nostro ambiente non si fanno film, per esempio, con troppe protagoniste femminili. Faccio un parallelismo molto semplice, ma entrambi gli ambienti sono pronti ad accogliere delle nuove voci che rappresentano non soltanto la femminilità in sé, ma anche l'alterità rispetto allo status quo e quindi una diversificazione che è la madre della creatività.